un altro modo per salire. No, così veloce, non andiamo. Avete capito la mattanza? Ora mi aspetto qualcosa di esplosivo. Silenzio, occhio. Il resto dell'equipaggio? Nessun superstite! Tira fuori Dan da quei rottami! Non posso! È sepolto! Provaci! Intanto io penso a Riker! Ah, la gamba! Cavolo! Tutta spappolata, cazzo! Te la caverai, Dan! Ti tireremo fuori di lì, vedrai! Fuck, la benzina! Lo so, lo so! Fermo! Riker, coprimi! Fuori, fuori! Subito! Per favore! No, sta giù! Sacca, dammi il coltello! Perché, sergente? Devo amputare! Devo cosa? Riker, vieni qui! Vai, Riker, qui ci penso io! Vai! Il lupo in trappola si strappa la zampa per sopravvivere. Dai! L'osso è polverizzato! La tengono insieme, solo carne e uniforme! Dai, taglia! È morto! Non è morto, è solo svenuto! Qui sei tu il medico, Mark, dovresti saperlo! Ho fatto solo un corso di 3 ore! Arrivano! Giù! Andiamo! Gli elicotteri stanno tornando, andiamo! Ehi, gli azerbaigiani sono ok, eh? Forza, dentro! Te la caverai, Dan! Te la caverai, ci pensiamo noi! Andrà tutto bene! Il boss, certo che andrà tutto bene. Andiamo, forza, Riker, guida tu. Fortress, qui Tombstone. Il mezzo per il rientro è andato. C'è un'altra via di fuga, passo. Mezzo di recupero in arrivo, seguite la strada 3 chilometri a ovest. Ricevuto, Fortress, in marcia. Dov'è l'elicottero? Non lo so, sto guardando. Merda, la gamba. Mia moglie mi ammazzerà. Dani, respira lentamente. Te la caverai. Tornerai a casa, sano e salvo. Se le informazioni sull'ammiraglio Chuck e sui russi sono esatte, nessuno di noi tornerà a casa. Qualcun altro sente un pezzo di apertura di Dix. Vieni tu, ci siamo! Oh, che succede? Non riesci a seminarlo? Non credo proprio. Non so dove è finito! No, lo vedo!
pronti! Più veloce! Oh, ci è mancato poco! Vai a tavoletta, cazzo! Oh, si sta minando! Ah, cazzo, no! Ammazza quei figli di Troia! Sì, Tombstone ha recuperato le informazioni. E? In caso di colpo di stato militare in Cina, i russi sarebbero al fianco dell'ammiraglio Chang. Lo conferma il rapporto del nostro agente in Cina. Quindi il sergente maggiore Dan è morto per qualcosa che sapevamo già. Ci sono delle rivolte nelle strade di Shanghai, capitano. Con il coinvolgimento dei russi, dovevamo esserne certi. La chiusura di Suez è già una faccenda delicata. Una mossa falsa e ci ritroveremo in guerra. Bene, avete i vostri ordini. Agli ordini, signore. Rotta verso la costa est della Cina.